Vai. Allora, un altro arresto dovuto al temporale che finalmente è arrivato. Avevo lasciato le finestre aperte, ma bagnato tutti i libri. Comunque, proseguiamo. Ricordiamo, 12.750 libri. Appunto. Allora, 12.750. Sono 656 catalogati, no? C'è scritto. 12.656. Va bene. Allora, riprendiamo il discorso sulla geoingegneria. Nel frattempo ho detto la mia, la mia opinione sul buco dell'ozono, che potrebbe essere questa operazione per contrastare l'evaporazione verso altri mondi dell'atmosfera terrestre. Ci sono tante cose che sono tenute assolutamente segrete, come ovviamente è naturale che sia, perché il segreto, soprattutto se è un segreto di carattere militare, è segreto. E allora, quando invece arrivano dei fenomeni che si ripetono, come quello appunto del Lago Maggiore, e quello della rada di Salerno. Di Salerno, io pensavo che fosse di Palermo, ma va bene. Dove, vedi caso, questi... Ha cappottato un veliero. Ma dentro a quel veliero chi c'era? E allora io mi sono appuntato e voglio dirlo per gli amici. Probabilmente l'elite amici... della finanza internazionale. Oh, tra cui uno di questi però era già stato preventivamente ammazzato. L'avevano ammazzato una settimana fa. Quindi le coincidenze ci sono e sono moltissime. Poi parleremo dell'importanza delle coincidenze relativamente alla nascita della scienza. Noi non possiamo pensare, avere a che fare con dei primitivi che parlano un di televisione. Un indizio fanno un indizio, due indizi fanno un dubbio e tre indizi fanno la prova. Esatto, questa è la frase che importa, ecco perché sono affascinanti i film dedicati a Poirot. Ah sì. E lì è tutto il punto essenziale, come si riesce a mettere assieme una serie di elementi per arrivare a una conclusione. In ogni caso voglio leggere qualcosa relativamente a quanto è successo in quella famosa rada. Allora, chi c'era? Oh, ricordiamo, le rade, per definizione, sono luoghi iperprotetti dalle onde e dal vento. Esatto, per natura. Ecco perché loro si erano messi lì. Ma ecco anche perché avevano fatto un incontro. Allora, la gente dice, ma avevano bisogno di andare su un veliero? Evidentemente sì. Perché, scusate, la crociera... Più isolata di così, più segreta di così, sì, è impossibile. No, la crociera della nave della regina del Britannia, la crociera del Britannia, perché c'è stata? Perché era il posto più segreto, era in rada Civitavecchia. Esatto, infatti. Allora vedete, è stata in rada per quattro giorni. Esatto. Che cosa dobbiamo dire di più? Ma lì le folate di vento non sono arrivate, anche perché il Britannia è una motonave. Ma le folate di vento probabilmente non le avevano ancora inventate. Certo, ma anche perché è una motonave, quindi non avrebbero comunque potuto in nessun modo influenzare niente. Allora, scrivo e leggo qui gli appunti che mi sono scritto. Il più grande albero in alluminio di 75 metri. Queste navi... No, sono rettificato 45, vabbè, comunque cambia poco. Cosa? 45 metri hanno rettificato poi. Ah sì? Sì. Queste navi non sono progettate per affondare al largo, immaginiamoci in una rada. Cantieristica appunto, navale diciamo. Del gruppo Perini, navi. Abbiamo a che fare anche con forti raffiche di vento
che ce l'hanno fatta vedere anche in televisione, ma non con un tornado. Doppia nazionalità, inglesi, canadesi, statunitensi, neozelandesi. Questi erano quelli che partecipavano alla congrega per organizzare una serie di trucchi tendenti a coinvolgere la Turchia, Erdogan, Turchia di Erdogan. La Turchia nel conflitto in corso. Lynch, uno di questi, era stato premiato dal Forum di Davos nel 2015. Bilderberg. La sua società Dark Trace, nomen omen. Dark Trace. Dark Trace, Trace, non Race, Trace. Trace. Traccia nera. Sì. Attiva nella sicurezza informatica e covo di agenti dei servizi britannici, quali l'ex direttore dell'MI5. Ricordiamoci che Internet è nata come strumento bellico. Esattamente. Come capita sempre. All'inizio è stata creata al CERN di Ginevra, poi quando gli americani hanno capito la potenzialità, immediatamente hanno assorbito tutti i laboratori di ricerca e poi hanno segretato tutto quello che veniva utilizzato attraverso Internet. Quindi tutte le prime fasi, dal 72 fino al 92, per 20 anni, è stata segretata all'opinione pubblica, la gente non sapeva niente. Anche oggi non è che siano in molti. No, a partire dal 92 poi hanno liberalizzato il mercato, avevano già messo a posto era un mercato problematiche. Molto redditizio. E ricordo ancora cosa che abbiamo sempre detto, del numero delle società che gestiscono queste operazioni, che sono tutte israeliane. No, sono due in particolare. Una è Redco, Compagnia Rossa, e l'altra è la Tricom, cioè Albero Rosso. Ah, interessanti, no? Beh. E io ho conosciuto i rappresentanti in Italia di queste società, le quali apparentemente facevano una, diciamo, attività lecita, in realtà facevano, quando l'ho conosciuto io, attorno al 95-96, facevano la segretazione delle comunicazioni delle grandi multinazionali, erano miei concorrenti in pratica, ma facendo un salto molto più alto, io vendevo i servizi alle multinazionali, alle ambasciate, eccetera, ma loro vendevano quelle segretate, quelle non controllabili. Allora ripeto, Dark Trace attiva nella sicurezza informatica e covo di agenti dei servizi britannici, quali l'ex direttore dell'MI5, generale Lord Evans of Weardale, e l'agente della CIA Alan Wade. Società israeliana Carbine 911 per la gestione informatica dei pazienti inglesi. Attenzione, la gestione informatica dei pazienti. Un attimo solo. Le società Tricom e Delta Tree erano, o Redco anche, erano quelle che davano le concessioni su licenza a tutti i produttori mondiali di tutti i router e i modem. Questo per dire che tutto quello che entra in rete attraverso un router o un modem va a finire sulle factory delle memorie, delle grandi memorie di Israele, che controllano tutte le comunicazioni mondiali. La memoria assieme alla Bibbia, perché loro gestiscono questa tipologia. La memoria della Bibbia. Di memoria, capito? Ma questa società, Carbine 1911, gestisce tutto quello che c'è da gestire relativamente ai pazienti inglesi, i pazienti inglesi si trovano letteralmente nelle mani di questa gente. Tutti i dati informatici sulla salute degli inglesi passa attraverso questa società. Quindi questo per dire della violazione gigantesca della privacy fatta da questa gente. Sì, ma non è tanto è il rischio,
connesso, perché se decidono... No, per dire, no, la cosa più sputtanata, più volgare che si possa dire è questa. In realtà loro controllano l'economia sanitaria e anche la sanità pubblica, esatto, e anche la sanità della società e degli individui inglesi, britannici. Indirettamente controllano anche la somministrazione delle cure. Eh certo. Junkerman, ex membro delle forze armate israeliane, amica del pedofilo e agente del Mossad Jeffrey Epstein, nell'azionariato di Dark Trace era entrato il fondo BlackRock e assieme a Vanguard controlla le più grosse corporations del mondo. Ultimamente questo, anche la Telecom. Questo per dire esattamente... Anche la Telecom, l'altro ieri anche Telecom. Certo. Quindi come fai a dire che questa gente che era presente lì non ci fosse per tramare? Come, sarebbe come dire che Giulio Cesare si incontrava con Cassio, si incontrava per caso con Bruto per caso, capito? BlackRock è un insieme di scatole cinesi che servono per mascherare la presenza dei Rothschild. Ma dietro Rothschild, ricordiamoci sempre, c'è sempre i gesuiti del Vaticano. Sempre. Cioè chi comanda davvero sono loro, quelli che ci vogliono tanto bene, ci vogliono andare, far andare tutti in paradiso. Tutti in paradiso. Altra presenza, Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley e banca partecipante... No, ricordiamo che JP Morgan in Italia... è il Deus ex machina del Parlamento, sì, del governo, sì, delle istituzioni. Non passa niente se non è filtrato da loro. Esattamente. Partecipata da BlackRock e Vanguard, perché, ripeto, l'altra presenza in questo strano veliero, che è l'olandese volante, capito? Sì. Jonathan Bloomer, che non è mai stato trovato, perché è in giro per gli oceani, sì, sempre, sì, che naviga sugli uragani, sì, sulle tormente, infatti che ci tornado sia, che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno sa. Infatti altra presenza, Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley, banca partecipata da BlackRock e Vanguard. Gruppo Five Eyes, agenzia di intelligence dell'anglosfera, USA, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Il sito Uncensored Foreign Policy ha scritto che ad affondare la barca potrebbe essere stata un'arma ad energia diretta, va bene? Vai, vai, vai. Allora, queste sono cose che noi completiamo con un altro discorso che io ritengo importantissimo, tratto da questo libro. Perché? Perché sono tutti lì pronti a contestare qualsiasi operazione di retrospettiva relativo a questo affondamento. 8 minuti ancora. Sì. Allora qui dobbiamo spiegare l'ultima cosa. Le idee di Samuel Butler erano ovviamente lo sviluppo logico di quelle di Lamarck, ma erano anche il frutto di un pensiero indipendente. Se esistette una simile abitudine di gruppo,
o modello di comportamento potrebbe operare attraverso la selezione organica per modificare il corso dell'evoluzione, operando attraverso la selezione che agisce sul complesso dei geni. Se questo volo della fantasia si rivelasse realtà, si avrebbe la fusione delle idee di Darwin, Mendel da una parte, di Lamarck e Samuel Butler dall'altra. È inutile che io qui illustri ovviamente tutte queste concezioni. Quello che volevo leggere è invece quanto di poco conosciuto oggi costituisca il reale progresso delle scienze in generale. Concludo. È interessante osservare che sono stati i filosofi, piuttosto che gli scienziati, a mostrarsi propensi a prendere sul serio la telepatia. Alcuni di loro si sono lasciati convincere completamente dalla documentazione disponibile. Il professor H. Price, quando era docente di logica a Oxford, scrisse sul Hilbert Journal: la telepatia è una cosa che non dovrebbe esistere se la terapia materialistica fosse vera. Invece esiste. Di conseguenza deve esserci qualcosa che non va nella teoria materialistica, per quanto possano essere numerosi e convincenti i fatti normali che la suffragano. Ritorno a ripetere questi concetti perché sicuramente si scatenano gli scientisti a prezzo fisso che diranno che queste nostre sono pure fantasticherie. Concludo. In quei primi magici decenni del secolo, Einstein, De Broglie e Schrödinger smaterializzarono la materia come illusionista che fa sparire la ragazza dalla cabina sul palcoscenico. Heisenberg sostituì il determinismo con il principio di indeterminazione e la causalità con la probabilità. Dirac postulò l'esistenza di buchi nello spazio pieni di elettroni di massa negativa. Thomson fece passare una singola particella attraverso due fori di uno schermo nello stesso tempo, il che, come osservò Sir Cyril Barth, è illogicamente con la scienza attuale insostenibile, viceversa è sostenibile, esatto, con qualcosa di diverso. È più di quanto possa fare uno spettro. I fotoni, quantità di luce, privi di massa, vennero osservati nel processo di generare per partenogenesi particelle gemelle dotate di massa solida. Feynman fece fluire il tempo all'indietro sui suoi diagrammi. Per parafrasare un vecchio detto, l'interno dell'atomo è quel posto dove succedono cose che non succedono. Eppure tutte queste teorie non erano pazzesche. Ognuno dei fisici che lo ho ricordato ricevette un premio Nobel per il contributo dato a quel panorama surrealista che la fisica moderna ha collocato al posto del mondo tangibile. Ho voluto leggere queste cose, ripeto, perché sono fondamentali a fronte dello scatenamento degli stregoni della televisione, i quali su questo argomento si affanneranno a raccontare le peggio idiozie. Con questo vi salutiamo. Basta ricordare che
prosopopea con cui hanno evidenziato lo sbarco sulla Luna la dice lunga sulla verità scientifica o meno. Esattamente, manipolano quello che vogliono. Vabbè, ragazzi. Però queste manipolazioni a volte si ritorcono contro di loro. Abbiamo ancora un paio di minuti. Va bene, chiudiamola qui. Sì. Vabbè, per stasera, per oggi anzi, facciamola finita qui, perché abbiamo avuto finalmente un sgrullone da Giove. Uno sgrullone di Giove. È Giove che ha sgrullato. il pene. Vabbè, ragazzi, sempre Sologhio. Sempre! Ok. No, non è lì.